Buonasera, il fatto che questa partita si disputi è un premio alla volontà della Juventus e in particolare del presidente Boniperti, il quale ha ingaggiato un'autentica battaglia contro il cattivo tempo per rendere possibile l'effettuazione di questa partita. Ieri il campo era letteralmente coperto di neve e si è iniziata la spalatura fino alle 2 di questa notte con l'impiego di oltre 100 uomini. Sono stati sollevati i teloni, il campo è stato prima spazzato, poi è stato sparso di nitrato allo scopo di sciogliere il ghiaccio. Le zone maggiormente gelate sono state poi riscaldate con stufe a raggi infrarossi. C'è stata anche la fortunata circostanza ad aiutare la squadra padrona di casa che la neve ha completamente cessato di cadere dal mezzogiorno di oggi. Comunque, come vedete dalle immagini, il terreno è perfettamente agibile, soltanto un po' duro perché è gelato. 87 battendo l'Amburgo, poi ancora una volta l'Anderlecht, il Nottingham Forest, il Valencia, l'Aston Villa e l'Aberdeen. Due volte non è stata disputata perché infatti è una competizione facoltativa. Dalla bandierina ha battuto Whelan. Rinvio di Bonini, Platini gioca il suo primo pallone, lo contende con successo a McDonald's, lo offre a Tardelli, ancora Platini, lancio per l'inclusione di Cabrini, Scirea, Platini, sulla destra il libero Boniek, Platini preferisce invece affondare Lorenzo con Platini, ancora Tardelli, Rossi, Platini già in zona tiro, tiro di Platini e splendida parata di Grobelaar. È da rivedere, il regista Tomassetti mi auguro ci rimandi, il bel tiro di Platini, eccolo, e la bellissima parata di Grobelaar. Ecco Bonini, Rossi, il passaggio indietro obbliga a questa rincorsa Favero che poi approfitta di un rimpallo, tiro di Favero e la palla sibila accanto al palo di Grobelaar. McDonald un pallone per il tiro, invece c'è la reazione juventina con questa bella volata di Boniek con il cross destinato a Rossi, anticipato in calcio d'angolo da Lorenzon. Platini lancia nella zona dove avanza Cabrini. Palla ancora al centro per Platini. Favero, Tardelli, Platini. Boniek, che salta il portiere Grobelaar, ma fa in tempo Neil. Ecco, vedete Platini, il lancio su Boniek. Boniek sull'uscita di Grobelaar lo salta, ma il terzino Neil a sua volta riesce a far superare alla palla la traversa. Secondo tiro dalla bandierina di Rossi. Assistenza alla squadra inglese. Vediamo adesso Platini. Lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, poi di Boniek, Boniek, Boniek. E gol! Contropiede iniziato da Briaschi ma poi concluso da Boniek. 40° del primo tempo, la Juventus in vantaggio con Boniek. Ecco, rivediamo il gol di Boniek che porta a compimento un contropiede lanciato da Platini, continuato da Briaschi e realizzato da Boniek. Ecco, rivediamo ancora da altra angolazione. Il regista Tomassetti ci ha fatto vedere questo gol da tutte le parti e il gol che schioda il risultato e porta in vantaggio la Juventus al 40° del primo tempo. Rush. Rush. Tiro di Rush. Non è riuscito però quello di Walsh, ci prova. Ci prova prima il terzino Kennedy e poi Walsh da 3 metri dentro l'area.
rivediamo anche questa azione che ha portato a un passo dal pareggio. Ecco, vedete Walsh che tira quasi a botta sicura. Walsh, Rush, ancora Neil, autore di questo bel cross, colpo di testa di Tardelli in posizione difensiva. Rossi, Tardelli con bella intesa, Platini, Rossi, Rossi, uno splendido colpo di testa di Briaschi che rivediamo. Ecco il cross di Rossi, colpo di testa di Briaschi e parata di Grobelaar. Al secondo tempo della partita, la Juventus è in vantaggio per 1-0, gol di Boniek segnato al 40° del primo tempo. Mi sembra che l'Oreson sia rimasto negli spogliatoi. Ecco Gillespie. Gillespie. C'è il numero 14 al posto del numero 4. Rimedia Scirea alzando questo pallone. Poi ecco una respinta di Cabrini che si scontra una zuccata con Work che rimane a terra. Neil. Nicol sbaglia il passaggio di ritorno. Nicol mantiene la palla in campo, la respinge Cabrini, l'attacco di Briaschi. Va via in velocità Briaschi. Briaschi, tiro fuori. Ai danni di Walsh, la punizione, ecco Rush. Cross di McDonald e Work salta di testa mandando sul fondo. McDonald ha respinto Brio. Boniek, attacco di Boniek. Boniek si è allungato la palla che gli ha rimbalzato male evidentemente su un tratto gelato del campo, non era più utilizzabile per un tiro ma solo per un cross che ha tentato ugualmente il polacco, guadagnando questo calcio d'angolo che è il terzo per la Juventus, il primo del secondo tempo. Il cross di Cabrini e c'è un intervento. Veramente bella la partita. Gillespie ferma molto bene Boniek. Ecco il lancio per Briaschi, questa volta scatta Briaschi, arriva anche il portiere Grobelaar che cerca un appoggio verso Rush, compiendo poi a tutta velocità metà campo per ritornare a guardia della sua porta. Intanto c'è questo lancio di Brio molto in profondità, ancora Grobelaar, Pernivero nella tradizione del gioco britannico. Infatti nel primo tempo e anche nel secondo sì perché Rossi riesce ancora a manovrare la palla, poi la differenza che c'è. Ecco ancora Boniek, 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 è fuori il tiro di Boniek, peccato. Per la verità ho avuto l'impressione che Boniek fosse partito in fuorigioco, comunque l'arbitro non aveva fischiato. Boniek va al tiro. Io fermato a metà campo da Whelan. Walsh spostato a sinistra, seguito come un'ombra da Favero. Fa strada Whelan. Tiro di Whelan, allontana Bonini, Whelan e Bodini riesce con il corpo. Poi esce Boniek dall'area. Nicol. E c'è stato un contrasto involontario perché Work, che è il tornante si può dire, un giocatore che parte da centrocampo e infatti tra pattoni gli ha affidato la guardia di Bonini, si è fatto pericoloso avanzando di un 20 metri la sua posizione.
D'altra parte, per il Liverpool adesso non c'è altro da fare che gettarsi in avanti e cercare di riacciuffare il risultato. Ecco un attacco di Briaschi. C'è Rossi al centro dell'area. Briaschi, cross di Briaschi, ed è il raddoppio di Boniek. Boniek al volo, Boniek su cross di Briaschi. Doppietta di Boniek, il 34esimo. Ecco, avete visto sul cross di Briaschi, preciso il tocco di piatto interno sinistro di Boniek. Ecco, rivediamo ancora. Ecco il cross di Briaschi. E vedete Boniek che mira l'angolino, imprendibile il pallone per Grobelaar, 34esimo del secondo tempo, 2-0 per la Juventus. Deve passare subito, se no va in fuorigioco Boniek. Ecco il lancio su Boniek, l'ha effettuato Bonini. Ancora Boniek, velocissimo in area di rigore, Boniek. Il recupero di Kennedy ha impedito quest'altro tiro a Boniek, scivola Briaschi, Platini, nessuno dei due riesce a tirare. Cioè, questa volta è attaccato da Bonini e non da Favero. Batte il calcio di punizione Neil. Colpo di testa di Favero. Approfitta Walsh dell'unico, il primo intervento di Favero. Non conseguente, ecco, lo rivediamo, il tiro di Walsh direttamente sul fondo, però evidentemente c'è stata una deviazione perché vediamo Nicol che batte il calcio d'angolo. Nicol ha davanti Bonini, vediamo se trova la possibilità del cross. Sì, l'ha trovato, e Bodini compie un bellissimo intervento sul tiro da distanza ravvicinata di Gillespie. Platini verso Boniek, ancora Boniek, Boniek, ribattuto il tiro, Rossi, e il tiro di Rossi obbliga Grobelaar ancora a una deviazione sopra la traversa per il quinto calcio d'angolo in favore della Juventus. Finale, ecco, vediamo l'azione. Boniek, ribattuto il tiro di Boniek, la palla è a Rossi, il tiro di Rossi a fil di traversa. La Juventus, vincendo per 2-0 su Liverpool, ha conquistato la Supercoppa. Direi che è un successo più che meritato. Sì, direi di sì, perché la Juventus ha giocato con grande intelligenza sia nell'attaccare il primo tempo, in questo momento mi pare che finisce, ah no, ancora no, direi che ha vinto con intelligenza sia nel primo tempo e nel secondo. È finito la partita in questo momento, complimenti alla Juventus. Una partita innanzitutto vinta dalla Juventus prima ancora di entrare sul terreno di gioco, per il grande sforzo logistico che ne ha permesso l'effettuazione. Poi vinta sul terreno con il gol di Boniek, che ha spostato l'equilibrio nel finale del primo tempo, in un punto in cui la partita stava offrendo le cose migliori del secondo. Ecco, adesso i giocatori si sono già scambiati le maglie e vanno a ricevere la coppa. Vedete Tardelli che è con la maglia del Liverpool. Ecco Tardelli, accanto a lui c'è Bonini, ecco che arriva anche Scirea, tutti con la maglia del Liverpool, ed ecco Favero, ecco Scirea che ha indossato già la maglia di Neil, che alza la targa, adesso lo fa Tardelli che ha indossato la maglia di Whelan. Meritato il trionfo di questa gara, le due squadre hanno onorato questa sfida a livello eccezionale sul campo europeo, poteva diventare una amichevole di lusso fatta così per uno spettacolo, invece no, è stata combattuta bene e vinta altrettanto bene dai giocatori juventini che adesso effettuano il giro del campo festeggiando la conquista. E noi vi lasciamo ripetendovi il risultato, che è Juventus batte Liverpool 2-0, doppietta di Boniek,
con questa vittoria la Juventus iscrive il suo nome, prima squadra italiana, nell'albo d'oro della Supercoppa. Signore e signori, buonasera.